Sono nato a Mosca. Ma non ho ricordi della mia infanzia. Ero ancora in fasce quando le fiamme del rogo nucleare distrussero il vecchio mondo. Io e 40.000 altri moscoviti trovammo riparo nelle stazioni della metropolitana, nel ventre della città. A distanza di 20 anni, ora un manipolo di coraggiosi ha deciso di tornare in superficie, sfidando l'abbraccio di un... La stazione armeria produceva la maggior parte delle armi per la metropolitana. Si trovava sotto una vecchia fabbrica di armi e dopo la caduta delle bombe nucleari, molti degli operai si sistemarono qui sotto. Stavo cercando Andrew, il fabbro, ma fu lui a trovare me. Chi va là? Non ti muovere! Ehi, rilassati! È un umano! Spegni la luce! Beh, sembri umano! È quello che conta! Entra pure, questa è una stazione libera! Attento, ragazzo. La nostra stazione libera è sorvegliata dai russi. Il gioco più praticato in città si chiama paranoia, quindi mantieni un profilo basso, capito? È solo un consiglio da amico. Attenzione! Attenzione! Ispezione documenti in corso all'armeria! Rimanete nelle vostre residenze registrate e collaborate con le forze dell'ordine. Vigilate, compagni. Tieni giù le mani. Il nemico non dorme mai. Che non ho certe tendenze. Poche storie. Preparati per l'ispezione. Sono sempre pronto per questo. Dottore, mi daresti una controllata alla prostata, già che ci sei? Quando faccio la pipì, il ceto brilla. Saranno le radiazioni. Pazzo! Siamo chiusi! Al diavolo! Prendi a calci proprio la parte che più ti attrae? Eppure deboluccio! Non vi danno abbastanza da mangiare? Un comico nato! Non se ne vedono molti! Vediamo cosa pensi di questo, teppistello! Così va meglio! Ma sono... Silenzio! E tu che sei? Il fidanzato del comico? Stai... Fermo!
Boh, spara! Ah, corri! Merda! Io lo ammazzo! Forza, prendiamoli! Forza, seguimi! Fai attenzione, idiota! Qui! Seguimi! A sinistra! Là! Fermati, teppista! Se c'è ancora un dio nel nostro mondo, quel giorno era con me. Andrew il fabbro, l'amico di Khan, mi tirò fuori dai guai. Mi avrebbe portato fuori dalla stazione comunista.